Grazie molto Cecilia, grazie davvero anche per l'organizzazione di questa attività e un saluto anche agli studenti e alle studentesse che sono collegate o che vedranno poi in seguito questo video. Come anticipava la professoressa Paglietti, io sono titolare da 4 anni di un insegnamento, da 7 crediti formativi che si chiama proprio Diritti dei detenuti e Costituzione, sportello legale nelle carceri. E prima di parlarvi un po' della struttura del corso, vorrei però spendere anche 2 parole, così come hanno fatto altri colleghi, sul senso di questo insegnamento che, come anticipava la professoressa Paglietti, si inserisce all'interno del settore del diritto costituzionale. E questo perché quando abbiamo deciso di attivare il corso insieme al professor Ruotolo e al professor Bonnella, che è collegato, ormai è nel lontano 2012, quindi insomma, anche noi un'attività piuttosto risalente, ci siamo resi conto proprio che una riflessione sullo studio del diritto penitenziario alla luce dei principi costituzionali fosse una vera e propria necessità nella formazione dei nostri studenti e delle nostre studentesse. Qual era l'idea di fondo? L'idea, che è quella che oggi si spinge ancora ad attivare questo corso, è quella di raggiungere un doppio scopo, cioè da un lato sicuramente quello di diffondere una cultura costituzionale dell'esecuzione penale che manca purtroppo, e dall'altro però far concretamente partecipare anche i nostri studenti alla garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale proprio attraverso un confronto diretto con loro e con i loro casi giuridici durante ovviamente il momento dell'esecuzione penale. Questo ovviamente perché tutte le istituzioni, compresa quella universitaria, sono chiamate a partecipare alla realizzazione del dettato costituzionale che in materia di pene prevede un obbligo di risocializzazione del condannato, e quindi l'idea è proprio quella di far partecipare il mondo universitario e i propri studenti nell'opera di affiancamento del detenuto, in questo caso con un affiancamento che riguarda le questioni giuridiche che si presentano nel corso proprio dell'esecuzione penale. Venendo adesso più dettagliatamente alla nascita del corso, vi dicevo che nel 2012 abbiamo deciso di attivare un'attività formativa che era prima da 3 crediti, si chiamava solo Diritti dei detenuti e Costituzione, ed era tenuta dal professor Ruotolo. Questa attività però ha da subito avuto un grande successo e ha avuto nei primi anni davvero centinaia di iscritti che hanno all'inizio potuto partecipare alle visite organizzate proprio presso gli istituti penitenziari, e proprio per questo grande interesse, a partire dal 2014 abbiamo affiancato a questa attività, grazie al professor Gonnelli e alla collaborazione costante con l'associazione Antigone, che opera da anni nella garanzia dei diritti nel corso dell'esecuzione penale, abbiamo affiancato appunto un'attività di vero e proprio sportello legale, di una clinica legale, in questo caso presso il carcere di Regina Coeli, in cui 30 studenti che erano selezionati tra circa i 100 frequentanti l'attività formativa potevano affiancare i tutor e gli avvocati dell'associazione Antigone nell'attività di sportello legale con le persone detenute. Anche qui però, in considerazione del fortissimo interesse degli studenti, anche alla grande, davvero grandissima richiesta di partecipazione all'esperienza della clinica legale, nel 2015 abbiamo appunto deciso di far confluire le due attività in un unico insegnamento, che è appunto l'insegnamento da 7 crediti formativi che trovate oggi nell'offerta formativa del Dipartimento, cioè Diritti dei detenuti e Costituzione, sportello legale nelle carceri, da cui, come vi dicevo, ho il piacere di essere titolare. Come si struttura questo corso? Sostanzialmente il corso si struttura in due parti, che ovviamente sono in un rapporto di forte interdipendenza, in un rapporto osmotico tra di loro, un po' come è stato anche descritto per le altre cliniche legali. C'è sicuramente una prima parte teorica, con una serie di lezioni frontali, in cui, come vi dicevo, ci si propone di dare una lettura del diritto penitenziario alla luce della Costituzione, e questo si fa con uno sguardo particolarmente attento sia allo studio del dato normativo, anche però del dato giurisprudenziale, non solo nazionale ma anche sovranazionale, soprattutto con le sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ma lo sguardo si sposta ovviamente anche sulla prassi. E poi questa analisi teorica continua e si concentra ovviamente sul rapporto tra la garanzia dei diritti e dall'altro lato le esigenze di sicurezza, andando a cercare di capire quale sia il bilanciamento dei valori costituzionali. Questa parte teorica, che dà delle basi
agli studenti è, come vi dicevo, propedeutica poi per la seconda parte, che è appunto proprio la vera e propria clinica legale, che viene ancora oggi organizzata sempre in collaborazione con l'associazione Antigone, non solo nel carcere di Regina Coeli, ma nel 2016 anche nell'istituto di Re Bibbia Femminile. Dopo vedremo proprio un video durante una delle nostre giornate di clinica legale di corso all'interno di questo istituto. Come funziona in sintesi questa attività, e ve ne parlerà anche l'ex studente Lorenzo Sottile subito dopo di me. In sintesi, insieme agli studenti e anche ai responsabili, referenti dell'associazione Antigone, ci rechiamo all'interno dell'istituto penitenziario, dove incontriamo i detenuti o le detenute che ci espongono i loro casi riguardanti appunto la loro vita all'interno del penitenziario, e quindi anche le loro questioni giuridiche, che riguardano tanti aspetti: il diritto all'affettività, il diritto alla salute, le esigenze di lavoro, il trasferimento, tutto quello che può essere una problematica che riguarda appunto il mondo dell'esecuzione penale. Dopo questo confronto aperto con i detenuti e con le detenute, che, vi ripeto, si svolge ovviamente all'interno degli istituti penitenziari, si torna in università e gli studenti, divisi in gruppi, si cimentano nello studio della risoluzione del caso, e quindi iniziano le ricerche che sono ovviamente propedeutiche alla redazione del parere e alla risoluzione del caso concreto, che verrà poi restituito ai detenuti e alle detenute, grazie anche appunto all'apporto dei tutor dell'associazione Antigone. Inoltre, sempre poi appunto di questa attività parlerà anche concretamente il dottor Sottile. All'interno di questo corso, sempre al fine di favorire quello che è un concreto contatto tra la realtà penitenziaria e gli studenti, vengono anche organizzate ulteriori visite sempre negli istituti penitenziari, in cui gli studenti hanno la possibilità non solo di relazionarsi ancora una volta con i detenuti, ma anche con le diverse professionalità che operano all'interno del settore dell'esecuzione penale, quindi direttori di istituto, magistrati, avvocati, operatori della sicurezza, e quindi creando appunto un contatto anche con le figure professionali. Devo dire che è stato ed è in realtà un insegnamento che ci dà grandi soddisfazioni. Pensate che lo raccontavo anche ai colleghi: nel 2018, nel giugno del 2018, io ero una studentessa del corso, siamo state invitate addirittura nello stato del Salvador, in Centro America, proprio per presentare le nostre attività davanti a tutte le università del Salvador, università che erano interessate a comprendere come il mondo universitario e gli studenti potessero effettivamente concretamente partecipare alla traduzione in pratica del dato normativo. Sempre poi nel 2020. Questo è importante per l'implementazione ovviamente dell'attività. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha addirittura ricevuto dal Garante dei Detenuti della Regione Lazio l'affidamento per l'attivazione di tre nuovi sportelli per i diritti in tre istituti che si collocano nel territorio romano, e quindi sono anche sportelli in cui i nostri studenti partecipano per la clinica legale. I numeri sono sempre stati dei numeri importanti, perché ogni anno riceviamo decine di richieste di iscrizione al corso, come moltissimi sono anche i colloqui che sono stati svolti, che si svolgono no, con la partecipazione dei nostri studenti negli istituti penitenziari. E poi, così come ho capito anche per altre cliniche, vi dico che davvero tanti studenti scelgono anche di laurearsi proprio in questa materia e di proseguire anche dopo il corso di laurea nel mondo dell'esecuzione penale, nonché l'attività di collaborazione con noi e con gli sportelli dell'Associazione Antigone. E questo davvero credo che sia un segno importante di avvicinamento della mia clinica, della nostra clinica, ma anche delle altre cliniche, al mondo del lavoro, e quindi forse questo è veramente il valore aggiunto. Uno di questi studenti che ha fatto tutto questo percorso e poi si è anche iscritto ad un master di secondo livello che abbiamo attivato sempre in questa materia, diritto penitenziario e Costituzione, in cui si fanno anche degli stage presso il Tribunale di Sorveglianza, presso le autorità di garanzia nazionali. È uno di questi studenti, ormai laureato, è il dottor Lorenzo Sottile, a cui io lascio davvero con piacere la parola per riportare la sua esperienza.
Buongiorno, grazie mille alla professoressa Dalini per la possibilità di intervenire in questa importantissima giornata di presentazione delle cliniche legali. Mi accodo all'appello fatto da un in precedenza e mi rivolgo a tutte le studentesse, agli studenti. È importante inserire all'interno del piano di studi delle attività che in qualche modo vanno a completare quello che è un percorso accademico ordinario. E dire che il Dipartimento di Giurisprudenza in questo rappresenta un'eccellenza. Ovviamente parliamo di una clinica legale che si rivolge al settore del diritto costituzionale, o meglio del diritto penitenziario, letto alla luce della Costituzione, ed è un'attività altamente formativa, proprio perché l'elemento più prezioso è questa commistione tra un solido impianto teorico, quindi un importante studio della normativa e della giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale, ma anche l'importante dimensione pratica che consiste nella risoluzione di casi realmente esistenti e nella redazione di un parere legale che in qualche modo si dimostra propedeutico anche ad un futuro lavorativo. In tempi migliori, prima della pandemia, il corso si concludeva con una visita presso un istituto di pena e con un ciclo di lezioni intensivo. Nel 2017-2018 ho avuto il piacere di partecipare a questo ciclo di lezioni tenuto dal professor Bonnella, che è presidente di questa clinica legale. C'è stata di avere un contatto diretto con la popolazione ristretta. Lorenzo, E si perdo tutto. persegue uno degli obiettivi del corso. Lorenzo, scusami, ti sentiamo male. Forse è il caso Disattivo la telecamera. di disattivare la telecamera. Sì, mi dispiace, però forse andiamo più sicuramente più agevolati sull'audio. Sì, no, me lo auguro. Spero si senta meglio adesso. Sì, ti sentiamo meglio. Ottimo. E parlavo di questa opportunità di entrare la popolazione detenuta e in qualche modo un riscontro pratico. Nel caso delle lezioni tenutesi presso la Casa Circondariale Femminile di Rebibbia nel 2017 e 2018, c'è stata l'occasione con soggetti ristretti e che hanno messo a servizio degli studenti la loro particolare esperienza di vita e in qualche modo abbiamo potuto anche contribuire un certo tipo di assistenza e Purtroppo ti sentiamo male. Lorenzo, mi ho senti? disattivato tutti i dispositivi. Sì, sento bene, io non so perché non ho disattivato. Sentiamo intermittenza. Proviamo ad andare se Cecilia Proprio è per d'accordo. questo inconveniente. Prova. Provo anche a spostarmi più vicino, ma purtroppo oltre che disattivare tutti i dispositivi non riesco a fare diversamente. Prova adesso, Lorenzo, ti sentiamo bene. Perfetto. Dicevo, è stato importantissimo questo confronto con la popolazione detenuta, a cui abbiamo potuto fornire anche assistenza e la risposta durante l'emergenza pandemica è stata forte perché la professoressa ha organizzato un ciclo di lezioni tenute da esperti, da operatori del mondo penitenziario e c'è stata un'organizzazione in gruppi di risoluzione di casi pratici a cui ho avuto la possibilità di partecipare come supervisore. È un corso quindi che fornisce delle competenze e conoscenze a 360 gradi. Nel mio caso ho proseguito tale attività all'interno dello sportello di informazione legale nel carcere di Regina Coeli. È un'attività che svolgo dal 2018 sino ad oggi ed ho avuto anche l'opportunità di diciamo
testare queste competenze anche oltreoceano con un'importante esperienza, un tirocinio presso un comitato contro la tortura di un meccanismo di prevenzione locale nella città di La Plata in Argentina. E devo dire che le conoscenze, le competenze appunto acquisite nel corso si sono dimostrate all'altezza e mi hanno permesso di avere una solida base per poi conoscere anche diversi ordinamenti penitenziari. C'è anche la possibilità di specializzarsi ulteriormente con un master di secondo livello in diritto penitenziario e Costituzione, anch'essa un'eccellenza del Dipartimento, a cui partecipano docenti provenienti da tutti gli Atenei d'Italia. Da ultimo, grazie appunto a queste conoscenze e all'importante corso e all'attività svolta presso la clinica legale, ho avuto modo di diciamo rappresentare all'interno di tutti gli istituti della Regione Lazio l'Università di Roma III, più precisamente appunto il Dipartimento di Giurisprudenza, ricoprendo la figura di tutor degli studenti ristretti iscritti proprio al nostro Dipartimento, grazie a un progetto Università in Carcere finanziato dalla Regione Lazio. Quindi mi sento caldamente di consigliare questa attività che dà profondità e spessore ad un percorso che sicuramente è già valido, ma che ritengo che appunto abbia bisogno di questo ulteriore arricchimento ed esperienza, oltre a poi una opportunità che sicuramente si può aprire in un contesto lavorativo. Mi scuso per i problemi di connessione, spero si sia sentita meglio questa seconda parte e passo la parola alla professoressa Talini per il video esplicativo. Grazie Grazie. mille, Lorenzo, si è sentito bene. Io adesso, d'accordo con gli organizzatori e con i colleghi, farei vedere proprio questo video. Qua sono 4 minuti di video, è stato girato da Repubblica TV nel marzo del 2017, proprio in una delle nostre giornate di clinica legale tenute dal professor Patrizio Cornello, e quindi vedrete intervenire durante il video all'interno, come vi dicevo, dell'istituto di Re Bibbia Femminile. Allora, io andrei subito in condivisione dello schermo. Prima abbiamo provato, quindi spero non ci siano sorprese. Ecco. Cosa c'era prima del 1975? C'era una legge? C'erano i regolamenti fascisti, ma che è successo? Di che anno i regolamenti fascisti? La legge penitenziaria di quando è? La Costituzione di quando è? E la Costituzione l'articolo che dice, il 27. L'Università di Roma III entra a Re Bibbia. Con che scopo? Per assicurare ai propri studenti una formazione sul campo. Cioè abbiamo deciso di portare gli studenti in carcere, ma non in una visita occasionale, ma fargli fare tutto il corso in carcere. E si chiama clinica legale penitenziaria, perché clinica? Perché noi affrontiamo i casi. E allora è una grande occasione formativa per gli studenti di questo corso, perché si riduce il gap tra la norma e la pratica, perché vedono il carcere, perché ci sono detenute che vengono a raccontare il caso e loro ragionano collettivamente su come risolverlo questo caso, di potersi appassionare, insegnando loro e loro a questo su cui si stanno esercitando, che non esiste mai una via alla soluzione di un caso e non esiste solo una via di tipo giurisdizionale alla soluzione di un caso, ce ne sono di più e quindi un caso si risolve con un approccio strategico al caso stesso. La tassatività che pone questa norma sul genere di abbigliamento in alternativa anche le modalità, anche i generi alimentari, che è subordinata al regolamento interno, quindi è Qui avete imparato che non esistono solo i libri, ma esistono anche casi reali. Assolutamente, questa è la cosa più bella che mi ha attirato nel corso, che era un po' un fuori programma per me, non l'avevo preso in considerazione. Però sì, giurisprudenza si studia soltanto, non c'è niente di pratico, tutta teoria, e questa è veramente la prima volta che abbiamo a che fare con dei casi pratici. Poi si rischia, quando si sta a contatto solo col mondo universitario, di diventare un po', come dire, dogmatici, no? E in realtà
poi questo è un riscontro importante per ricordarsi che dietro quello che uno studia, quando parla di diritti, quando parla di tutele, eccetera, ci sono delle vite. È inevitabile che questo, come dire, ti dà un approccio diverso, più sensibile, più profondo, più attento e anche più responsabilizzante. Qual è il caso che ti ha appassionato di più? C'è un caso di una straniera che, diciamo portoghese, di origini della Guinea, ha tutta la famiglia in Portogallo e sta scontando la pena qui in Italia, quindi lei si trova proprio in difficoltà, non solo linguistiche, ma proprio di cercare aiuto. Al di là della norma, qui vediamo proprio in gioco persone umane che hanno bisogno di aiuto e questo ti fa più appassionare a tutto, alla materia, a quello che studiamo, a quello che facciamo. Ma l'esperienza che mi ha colpito sinceramente è ascoltare, diciamo, le storie di persone, storie interiori di persone che sono state portate a, come dire, a fare delle rivoluzioni interiori solo ed esclusivamente per il fatto di essere qua dentro, perché mi fa riflettere sulla funzione che il carcere può avere, che certe volte forse non abbiamo fuori come possibilità, no? Il che sembra abbastanza paradossale, però come ogni esperienza dura di vita, certe volte no, è proprio quello che ci serve per poter fare degli scatti che probabilmente fuori non siamo portati a fare, e questo quando avviene rende il carcere un posto diverso. Il problema è vedere se siamo messi nelle condizioni in Italia di far sì che questo avvenga. Quindi non solo libri. Esatto, non solo libri, è questo il bello, cioè andare al di là del libro e trovare un senso e forse anche la passione in quello che studiamo e facciamo. Allora, io tolgo la condivisione dello schermo. Aspettate, poi eccomi, spero che si sia visto e si sia sentito. D'accordo. Allora ringrazio ancora la professoressa Paglietti e sicuramente le ricedo la parola.